partenza falsa. Questo non aiuta. David Haller era un po' troppo allerta, come direbbe il suo cognome. È schizzato via in anticipo rispetto al colpo di pistola. Addirittura prima del colpo di pistola, non con tempo di reazione inferiore agli 0-100, ma 87 millesimi prima della partenza del colpo di pistola, e si vede. Adesso sono tutti all'air a questo punto, tutti allerta, e questo Tilly non aiuta per fare un tentativo di misura. La toglie in questo momento dal parziale podio. Usain Bolt, Wallace Spearman, corsia 5 per Usain Bolt, giamaicano. Spearman potrebbe tenerlo d'occhio, ma rischia di vederlo scappare via quasi subito. E Sean Crawford invece è alla corsia più esterna. Peccato per Ramil Guliev, quella corsia 1, il giovane di Baku, Azerbaijan. Questo fantastico 19-20, anche con 19-19, sotto i 19-20, 19-19, nuovo record del mondo per Usain Bolt, davvero dietro cose anche abbastanza sorprendenti. Usain Bolt non ha bisogno del pungolo di Tyson Gay o di qualcuno che gli stia a fianco per un po' di tempo. Attenzione al secondo, dicevo cose sorprendenti anche dietro. Alonso Edward, Panama. E questa piccola nazione va alla seconda medaglia di sempre, dopo quelle olimpica e mondiali di Erwin Saladino nel salto in lungo. Vediamo a completare il podio. 19-81 per Edward, anche il record di quell'area geografica. Terzo Wallace Spearman, 19-85. Quarto Sean Crawford, 61. E l'ottavo posto per David Haller a 20-68. Cosa altro vuoi dire quando succedono queste cose? Eccolo lì, la mascotte che posa con il record del mondo cifrato da Usain Bolt, 19-19. Stefano Tilly. Beh, non si potrà sbagliare a citare il record del mondo, 19-19. È andato via fortissimo, tempo di reazione eccezionale, molto volitivo, a metà curva ha già preso Edward, che correva da 19-81. Aveva scavato già un baratro con Spearman, che fa delle curve in terra e si poteva facilmente prevedere. Ha migliorato il primato di 11 centesimi nei 100 metri e 11 centesimi nei 200 metri, dunque si rinnova la storia. Ha veramente tagliato il mondo, una storia che trovava da Pietro Mennea, tempo elettrico 1962, Michael Johnson 1966, Michael Johnson 1932, guarda i denti, e poi denti stretti mai visti per Bolt, e poi 30 e questo 19-19, 2,02 metri. Usain Bolt 19-19. Antonietta Di Martino prossima, sarà lei la prima a saltare a 2,02 metri, poi toccherà a Vlasic. Ci rivediamo questa straordinaria prestazione del giamaicano, 19 secondi 19 centesimi, quell'impegno che raramente gli si è visto mettere, e va subito immediatamente a guardare e ad indicare il tabellone elettronico che dava un tempo anche un po' più.